San Lorenzo da Brindisi, la consolazione dei frati. Giulio Cesare, questo è il nome di battesimo di San Lorenzo, nasce il 22 luglio 1559. Rimasto orfano di padre, la madre lo affida ai frati conventuali, dove ha modo di intraprendere gli studi umanistici. Morta anche la madre, si trasferisce a Venezia dallo zio paterno. Pur essendo fascinato da questa città, in cuor suo desidera il convento e si rivolge quindi ai cappuccini che subito, riconoscendo le sue capacità, lo accolgono. Prende il nome di Lorenzo e nel 1582 riceve l'ordinazione sacerdotale. All'interno dell'ordine brucia le tappe, è maestro dei novizi, poi guardiano, superiore provinciale e generale. A piedi visita tutte le case di cappuccine d'Europa, incoraggiando i suoi frati e sapendo aiutarli tanto da essere definito la consolazione dei frati. Prepara le omelie con particolare cura e quando celebra la messa lo si veda davvero rivivere il sacrificio della croce rinnovato sull'altare. Muore il 22 luglio 1619 a Lisbona, dove era stato inviato quale ambasciatore alla corte di Filippo III di Spagna per intercedere la pace per Napoli. Benedetto XVI indica in questo santo un esempio per i sacerdoti, perché ha saputo coniugare una vita incredibilmente attiva con una vita spiritualmente di eccezionale fervore. A lode di Dio.